Electric. Allora, andiamo dietro il green screen. Il green screen. Ciao bambini. Ciao furfantelli. Ciao ciucciapapaglie. Questo è Electric. Come potete vedere sono arrivate, o almeno a me è arrivata la maglietta Electric Pow, e spero che siano arrivate anche a voi che l'avete acquistate, supportando me e questo canale. Per questo sicuramente vi amo, vi adoro, vi stimo e vi incoraggio a grattarvi il sotto, perché quando prude lì sotto è meglio grattarselo, no? A meno che tu non sia una donna e voglia grattarti qualcos'altro. E io, chi sono io per giudicarti dove tu vuoi grattarti o il perché? Comunque sia, oggi siamo qui per fare sigla. Un disegno, un minuto, un disegno, un minuto, come abbiamo sempre fatto in questo canale, per mettere alla prova le mie capacità creative in pochissimo tempo, nel minor tempo possibile, con gli animaletti o le cosette suggerite da voi. Ho ancora scritto Monster Hunter su questo cappello per qualche strano motivo, non perché ci sto giocando, semplicemente un sacchissimo. Ma bando alle ciance, Emilio Ruocco su Telegram suggerisce di disegnare un piccione. A me i piccioni non dispiacciono. A me i piccioni piace prenderli, accarezzarli e poi mangiarli. Pensa un po'. Abbiamo il timer un minuto, eccolo qui, facciamolo vedere la telecamera. Timer un minuto, lo mettiamo qui, così mi suona proprio davanti alla faccia. Dobbiamo fare un piccione carino in un minuto, ma anche brutalmente deformato, come piace a me, no? Quindi avvia tra 3, 2, 1, pap! È partito un piccione. E il piccione c'ha un becco, mi sembra, poi c'ha un occhio, penso che è strabico il mio piccione, perché ovviamente. Poi c'ha un corno, perché è un animale magico, no? I piccioni sono animali magici. C'ha la barba, il mio piccione, perché lui ne capisce di stile come il peo, no? Gli piace avere il piccione. E poi c'ha le ali da drago, perché, o da vampiro, perché? Perché sì, perché i piccioni di peo sono fatti così, sono magici, sono creature magiche che rendono il mondo più bello. E poi c'ha queste zampe con le scarpe. Perché, direte voi, le scarpe? Perché a chi piace andare scalzo? Ditemelo un po', no? A nessuno. Poi c'ha questa coda qua che è tipo, anzi facciamola così, che è tipo quella di un rettile, che non è male. Con... Dai, è finito il tempo, attenzione! A me sembra un fantastico piccione. Guardate quanto è bello questo piccione. La maestosità di una creatura mitologica che lo rende semplicemente bellissimo. Ma il prossimo, NickPL0X, consiglia un koala. Io dico, i koala sono delle creature mitologiche antiche del Burundi che si arrampicano sulla schiena dei nativi americani e li frustano. Proprio per questo lo disegnerò. Quindi avvia il timer tra 3, 2, 1, via. Quindi noi abbiamo un bel koala, quindi il koala c'ha un nasetto carino, iniziamo proprio dal nasetto, no? E poi c'ha questo bel faccino, con... è sorridente il mio koala, e lui porta gli occhiali rigorosamente da sole perché è un po' cieco, ci vede poco e il sole gli dà fastidio alla vista, no? Cioè, che ne sapete voi? E porta sempre la sciarpa perché ovunque vada c'ha sempre paura di prendersi il mal di gola, e questo koala. E... il koala, che ha questa bella panzetta con un ombelico e tanti capezzoli, proprio tantissimi, e poi ha queste mani con le unghiette, che è normalissimo, e con le unghiette a lui piace fare mandare le persone a quel paese, perché non è molto molto bravo. Oh, è finito già il tempo! Attenzione, abbiamo il nostro koala, fermati, sì. Abbiamo il nostro koala qui pronto. Guardate, ammiriamo anche lui, la sua maestosità. Un bellissimo koala che andiamo a posizionare vicino al piccione. Il signor piccione. Il prossimo lo suggerisce Daniele, un istrice. Io adesso non ho neanche ben presente come diavolo è fatta un istrice, perché so che c'ha le spine, ma lo sto guardando qui su Google, c'ha soprattutto la coda piena di spine. Se non sbaglio dovrebbero essere anche velenose. Quindi è proprio una brutta bestia, guarda. E io direi che possiamo iniziare tra 3, 2, 1, tac. Quindi l'istrice c'ha questa testolina che va un po' in avanti, il nasino. E la mia istrice
c'ha almeno 3 occhi per lato e c'ha i denti tipo aguzzi perché si mangia le persone, c'ha le pinne perché è anche una creatura acquatica e poi dietro escono tutte le spine sulla coda, no? Guarda quante spine, porca zuzza! E porta un'armatura sulle braccia, soprattutto perché non vuole farsi male quando va a caccia di topi, perché ci sono certi topi bestiali da fuori che se non ti metti l'armatura ti uccidono istantaneamente. E l'istrice questa qua lo sa molto bene, quindi per questo si mette l'armatura. Mica è scema questa istrice. Dice, se io vado a caccia lo faccio per vincere, e infatti porta sempre con sé un coltellino infilato e anche lei c'ha 1, 2, 3 corna. E voilà, abbiamo finito, resta. Ammiriamo la maestosità di questa istrice che si va ad aggiungere all'elenco dei magnifici animali del Peo in questo punto qui. Vediamo se ce la facciamo gestire un po' meglio lo spazio, perché l'ho fatto un po' troppo lungo, un po' troppo poco alto, ma va bene. Il prossimo animale, chi lo suggerisce il prossimo? Andrea Conti suggerisce un ornitorinco che è un animale classico delle medie. Perché dico delle medie? Perché non so perché io quando facevo le medie ero sempre in fissa con l'ornitorinco e si faceva la classica battuta da bambino stupido che non capisce niente e che ha una fantasia per le battute alquanto bassa. Diceva, ah, sei un ornitorinco, quante risate, quanto ero stupido. E magari la fate anche voi, quindi rendetevene conto, cioè non fa più ridere, o fa ridere sì, ma magari il periodo elementari, già le medie non fa più ridere. Comunque, stiamo per iniziare tra 3, 2, 1, tic. Ah, il nostro ornitorinco c'ha un becco grande, no? Già mi ricorda Psyduck questo nasetto e ovviamente c'ha i denti aguzzi, il mio ornitorinco, e ma c'ha uno sguardo cattivissimo proprio, e che altro... C'ha tipo le corna, perché un po' è un vampiro il mio ornitorinco, infatti con le sue zampone bellissime, con le ditina, c'ha attaccate le ali. Il mio ornitorinco non si accontentava di stare buono nell'acqua, voleva anche volare, andare a succhiare il sangue del prossimo, ok? Non vi piace questa idea? Beh, createvene uno voi e non rompetela. E le zampe ovviamente da paperotto e la coda classica dell'ornitorinco è quella qui con tante spine aculei velenosi che uccidono il prossimo, lo fanno soffrire, soffocare e bloccano proprio la sua attività neurale. Abbiamo finito! Tac! Mio ornitorinco, magico! Questa è creatività, signori, altro che disegnatore della Marvel, della DC Comics, ma che stiamo scherzando, cioè? Guardate che bestia bella proprio! Una bestia semplicemente bella! Io non ho parole, solo io posso fare queste creature magiche! Peppe Pio, suggerisce un procione, ok? Pausa, se anche voi volete partecipare ai suggerimenti di video, cose inerenti appunto ai video, beh, non dimenticatevi di seguire il canale Telegram, il link in descrizione, dove di solito faccio queste domande. Cosa mi suggerite? E così via. Ci sono suggerimenti per i disegni delle bustine, di un disegno un minuto, di tutto quello che vi pare. Comunque sia, iniziamo con il nostro procione, che è partito il timer, non l'ho neanche detto, ma il nostro procione che... innanzitutto c'ha... A parte che il procione già l'avevamo fatto l'altra volta, perché allora lo sto rifacendo? Perché questo procione lo faremo un po' più carino. Innanzitutto questo procione porta gli occhiali tipo da aviatore classici dei manga e degli anime che mettono in testa a tutti, anche a Naruto, no? E questo procione qua infatti c'ha questa cosa magica, bellissima, dove tiene il suo portatile, così e può controllare il suo conto bancario. Il mitico procione che mettiamo qui. Adesso qui ci serve un animale bello alto, me lo devo ricordare, per riempire bene questa tavola. Aurora Zoboli suggerisce un tirannosauro con uno scavatore al posto della bocca. Quindi già mette un po' di creatività Aurora, già mi butta lì una chicca, un'idea, e quindi ho deciso di seguire la sua intuizione magica. Quindi avvio tra 3, 2, 1, tac. Quindi io devo fare questo tirannosauro con un escavatore al posto della bocca, quindi l'escavatore sarà al contrario, ovviamente così. E gli escavatori hanno quella sorta di... No, aspetta, non farò mai in tempo se voglio farlo carino, però ci provo, perché gli scavatori sono fatti più o meno così, credo, no? E quindi qui c'è un bullone e il tirannosauro mio c'ha degli scavatori anche al posto delle mani,
direte voi, ma perché Peo? Perché lui piace scavare con tutto, no? Lo eccita così tanto scavare che ha deciso me lo metto pure lì, così almeno mi diverto e se mai devo avere rapporti con un'altra dinosauressa posso scavarla tutta. Hai capito? Mamma mia, è finito il tempo, ma fammi finire la zampa! Sulla zampa, olè! Abbiamo finito, wow, sta zitto. Mi sono preso giusto qualche secondo in più per creare questa magica creatura così bella che scava dappertutto. E mi è venuta relativamente alta il giusto per coprire bene questo spazio. Quindi benissimo, ci abbiamo posto per altre 3 creazioni, credo. 3 o 2 lunghe, dipende. Reimpostiamo il timer e andiamo con la prossima, che è Watson consiglia uno Hobbit. Che non è un animale, Watson, però... Però sai che ho deciso che ti ascolterò, perché se tu hai sentito il bisogno di chiedere un Hobbit, si vede proprio che ce l'hai dentro questa passione per gli Hobbit, magari collezioni cose di Hobbit, le mangi, e ci fai pensieri sconci, quindi voglio accontentarti. Tra 3, 2, 1, avanti. Quindi il mio Hobbit è... Innanzitutto il mio Hobbit non è brutto tipo Frodo, è molto carino, c'ha questi occhietti così vispetti, un sorrisino e è riccio, il mio Hobbit è riccio. Loro c'hanno le orecchie un po' a punta, mica mi ricordo, fammi dire un po' a punta. Che cosa gli faccio a questo Hobbit? Di simpatico non mi viene in mente niente. Artigli, perché? Perché adesso mi mancano le idee. E al posto delle altre mani c'hanno le forbici, tant'è che fanno sempre i cosplay di Edward mani di forbici. E poi c'hanno una coda a forma di... e smartphone. Mio Dio. Una coda a forma di telefono. Così non c'hanno scuse, sono sempre raggiungibili. Ok, questo è il mio hobby. Niente di più magico, direte anche voi. Mamma mia, Peo, ma tutta questa fantasia, no? Da dove la tiri fuori? Mi chiedono sempre. E io dico loro: sono malato. Sto male. Aiuto. Un minuto per il prossimo, che Gloria con un cuore nero, si chiama proprio Gloria e c'ha un emoji di cuore nero, suggerisce un gufo, dato che il mio Pokémon preferito è proprio un gufo, è Decidueye, non è il mio Pokémon preferito, in realtà è Glaceon il mio Pokémon preferito, ma Decidueye ci va molto vicino. Mi fa arrabbiare un pochino perché nel gioco competitivo di Pokémon non è un granché, ma questa è un'altra storia. Avanti tra 3, 2, 1, via. Quindi io devo fare un gufo, che ovviamente stanno pensando a Decidueye, partirò da lui. E questi sono i suoi bei occhietti, guarda un po' quanto è bello. Le ali a pipistrello, perché sembrano essere il tema della giornata, perché dà tanti bacini. Infatti con i piedi, al posto dei piedi c'ha delle labbra, proprio perché lui riempie di bacini a tutti. A tutti, e sta zitto, timer, ho capito che è finita, però fammelo finire con due piume dietro qua. Bam. Preciso! Questo è un Decidueye zombie uscito fuori, mamma mia! Un mostro degli inferi che andiamo a posizionare qui, zitto e buono, buono e zitto. C'abbiamo lo spazio giusto per un ultimo disegno e il prossimo fortunato è un lupo. Lele, che c'ha un ratto come emoji, Lele suggerisce un lupo. Ci sono un sacco di suggerimenti dell'ultima volta, tipo Bradipo e Panda, eccetera, ma... l'abbiamo già fatti, quindi quelli che mi sono almeno ricordato che abbiamo già fatto non li rifaccio. Ma andiamo avanti con il lupo. Fatemi giusto immaginare un bel lupo. Ok, partito il timer, il mio lupo, com'è il mio lupo? Non ci ho pensato abbastanza, secondo me. Si è pure spenta la telecamera, ma ormai il timer è partito, quindi non me ne frega niente. Il mio lupo è fatto da cervella. Sono tutti agglomerati di cervelli che stanno qui e lo compongono in un ammasso di cervelli e intestini anche, perché no? E queste zampe infatti sono tutte mosce, no? E infatti sono tutte viscidissime. E poi dietro invece c'ha delle gambe meccaniche. Voi direte: perché Peo, ma che diavolo ti salta? Zitto, tu non capisci niente di fantasia, guarda, io non capisco, no? Qui c'ha un cannone gigante, che è una citazione di Electric Topi, che gli mette sempre i cannoni dalle creature che disegna, sempre sti cannoni giganti che lasciano un po' il tempo che trova. E al posto della coda c'ha, che cosa c'ha? C'ha un microfono. C'ha un microfono che, oh mio Dio, mi è venuto un po' ambiguo questo microfono. Zitto, fammi finire, perché ovviamente al microfono gli serve anche il filtro pop, affinché non si sentano tutti quei rumori tipo
e robe simili. E questo è il mio lupo, magico direi. Lo andiamo a posizionare proprio dove? Qui non c'è spazio, Cristoforo. Lo giro? Cavolo, questo Decidueye. Ok, così c'entra. Così è entrato, perfetto proprio. Salviamo l'immagine come numero 50. Minchia, sono il 50° disegno fatto in una stessa cartella per video di YouTube. Ma ti rendi conto? Bene carissimi, e questo è quanto per questo magico momento di creazione limitata in un minuto, dove sfrutto il mio cervello al massimo per creare cose semplicemente fabulous, fabulous, solo per voi. Grazie di aver partecipato a questo video tramite il canale Telegram. Se vi è piaciuto questo video, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto, forma di pollice in su, al pulsante, che cosa ho detto? Non lo so. Ricordo che le magliette elettriche sono disponibili, link in descrizione. Acquistale se vuoi supportare questo canale in modo diretto, visto che con YouTube non faccio un soldo, è vero. Ma soprattutto ricordati che questo appunto era Electric.